so che mi chiami anche da diversi fusi orari. Ieri siamo stati esagerati, chiediamoci scusa. Ma 50 e 50, sicuramente mi piace portare dei pensieri dopo dei viaggi degli amici e sono contenta quando rientro nei loro pensieri, quindi quando tornano da un viaggio mi portano qualcosa. Mi piacciono le calamite perché piacevano tanto a mio papà e lui insomma amava tappezzare il frigorifero di calamite, infatti sono rimaste tutte lì. Per questo disco ho ceduto all'aereo e sono contenta perché insomma ho fatto tante cose molto molto belle. Sto cercando di razionalizzare questa paura di volare. Innanzitutto tutte le tappe del mio tour in Da Club, non vedo l'ora di girare tutta Italia e poi forse un viaggetto in Salento da mia mamma e da tutti i miei parenti, i miei nipotini. Ma dimmi tu chi sei? Sì, io amo molto le tazze, i mug, proprio per, quindi un po' le compro, un po' me le regalano, quindi anche in base alla giornata, al mio mood, a quello che voglio comunicare, scelgo la tazza per dove prendo il caffè. No, innanzitutto mi fa molto, molto onore, mi fa molto, molto piacere, ma... credo che i miei colleghi io non debba dimostrare niente, quindi se vengono a vedermi sono molto felice e è bello perché dopo magari ci fermiamo anche a bere qualcosa insieme. Ciao a tutti gli amici di Radio Italia, sono Emma e vi voglio sempre molto bene.